conosciamo, ciò che l'uomo ha trasformato per rendere più bello il nostro quartiere. Voi sapete che a Vadipaglia, il nostro quartiere, dove io abito da 34 anni, è giovane, fresco, ha 30 anni di vita. Io quando sono arrivato c'è le case popolari e qualche altra casa. E tutte le costruzioni sono di 30 anni fa. Ed è il quartiere dove c'è maggiore spazio, maggiore verde, perché è sorto ultimamente con criteri diversi da quelli che la città, il centro della città. Per cui adesso fate la piazza, ma quelli che dico al sindaco, all'amministrazione, non basta fare piazze, dovete anche poi mantenerle. È vero che abbiamo bisogno di una cultura del rispetto delle cose di tutti, però anche l'impegno a saperle mantenere, perché a volte noi facciamo le cose e poi muoiono. Se quei fiori belli non li innaffiamo, moriranno presto. Se tutte le piante che abbiamo messo non le innaffiamo, non le curiamo, moriranno presto. E allora non ve ne diciamo una cosa tan bella da vedere adesso e dopo viene abbandonata. Perché poi la cultura anche del controllo, l'amministrazione dovrebbe essere un po' più vigile, perché le cose vengono veramente fatte. Vero? Per cui la benedizione che diamo è che questo quartiere, come tutta la nostra città, con tanti piccoli interventi, possa essere sempre più abitabile, più bello, anche la sera, allora estiva, perché resta in città, fa una passeggiata per il quartiere, deve essere un po' sicuro e deve essere anche sicuro, perché qua nessuno è sicuro. Un giorno quando si scriverà la nostra storia, si dirà che la società dei nostri tempi è anche legata a quella paura, perché le nostre cose non sono mai al sicuro, anche la nostra chiesa, tante volte, le tante nostre case sono state visitate. Non siamo mai al sicuro, però l'impegno di tutti, la cultura della sicurezza e del rispetto ci aiuta a crescere, cominciando dai più piccoli fino a diventare un grande. Se c'è il lavoro, se c'è il benessere, ci saranno delle fortune. Bene, per l'intercessione della Beata Vergine Maria di tutti i santi, Sant'Antonio, il patrono della nostra parrocchia, il prossimo festa verso l'Unità, vero? Benedica Dio onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo, la sua benedizione discenda su di voi e con voi di fare la sua volontà. Tutti abbiamo bisogno di benedizione, che dica bene di noi, perché gli ha benedizione, dica il Signore bene di noi. Ogni sera quando andiamo a letto domandiamo di sempre, Dio, oggi hai detto bene di me. Ciao, un attimo di due parole. Noi stasera con la benedizione rinnoviamo l'impegno non soltanto di completare le opere incompiute che sono passate alla storia in questa città, le grandi opere, che parte già abbiamo completato, la Casa Comunale, il palazzetto di un schiavo. Noi faremo anche questi piccoli interventi di qualificazione dei quartieri, appunto come stasera consegniamo ai cittadini di questo quartiere questo spazio verde più bello, più vivibile, più funzionale. Però chiediamo anche che questo spazio che stasera consegniamo sia rispettato da tutti i cittadini, perché l'amministrazione da sola non ce la può fare. Quindi io vi chiedo stasera la massima collaborazione, segnalando i servizi, cercando per quanto è possibile anche voi di prevenire eventuali atti vandalici, insomma, che si possono compiere durante la giornata. Perché senza la vostra collaborazione noi non possiamo andare avanti. L'impegno è pieno, noi stiamo cambiando questa città. Entro due anni abbiamo realizzato cose che erano inesperate nel momento in cui ci siamo insediati e siamo convinti di cambiare. E la possiamo cambiare, ripeto, soltanto se ci state vicino e ci collaborate. Grazie. Primissimo piano. Vengono persone più dure, troppo. Beh, non c'è.